Fratelli, nella pienezza della gioia del Natale celebriamo la festa della Santa Famiglia. Forse mai come in questa generazione ci aiuta, ci consola, ci fortifica e diventa una luce per tutto il mondo. Chiama noi ad essere una luce per questa generazione che giace nelle tenebre, che attenta alla famiglia, alla vita che nasce nella famiglia. Per questo è necessario un segno di contraddizione, che contraddica, che dica contro alla menzogna del demonio. E non si tratta di fare chissà che cosa, certo la politica dovrebbe fare qualcosa per la famiglia, è tutto vero, ma il problema è il cuore. Per questo arriva una lancia nel cuore di Maria, nel cuore della Chiesa, nel cuore di tutti noi, fratelli carissimi. Una spada che è la stessa che ha trafitto il costato di Cristo ed è la spada pronta, secondo la profezia dell'Antico Testamento, per Israele, adultero e per tutto il mondo. E questa spada, questa distruzione, che è la conseguenza del peccato, che è la conseguenza dell'aver rotto con Dio, dell'aver ceduto alle lusinghe, ai sofismi, alle menzogne del demonio, preparata per ogni uomo, si infrange sul corpo di Cristo, il corpo di Cristo preso da Maria e cresciuto nella Santa Famiglia di Nazaret. Celebriamo la festa della Santa Famiglia di Nazaret, dove Gesù è cresciuto, ha imparato l'obbedienza, ha imparato ad entrare nella volontà del Padre, ha imparato a soffrire, ad accettare l'umiliazione, la precarietà, il rifiuto, ha imparato ad ascoltare la voce di suo padre. Tante volte nel Vangelo si ripete per adempiere la legge del Signore, la legge del Signore. E noi sappiamo che la legge del Signore, la legge, la Torah, tutta la scrittura, parla di Cristo. E parla di Cristo il Messia, Yeshua, il Salvatore, colui che salva il suo popolo dai peccati. Per questo la Sacra Famiglia è il luogo dove Dio ha voluto deporre e far crescere durante 30 anni nel silenzio, nel nascondimento totale, non sappiamo nulla, il Figlio di Dio che avrebbe preso su di sé i peccati di ogni uomo. Questa è una parola per tutti noi, per le nostre famiglie, per il nostro essere padri, madri, nonni, per il nostro essere figli. Qui non c'è nessuno che non abbia una famiglia, anche i single, anche chi non è sposato ha una famiglia dalla quale proviene. Anche una vedova, un vedovo, nel Vangelo appare Anna, importantissima, questa donna anziana, che benedice Dio. La Santa Famiglia di Nazaret è il luogo dove Dio ha voluto farsi carne per salvare la carne di ogni uomo, per prendere questa spada. Dietro ad ogni famiglia, dietro ad ogni matrimonio, c'è quasi sempre una scintilla, qualcosa, no? che tocca il cuore. Anche in Israele, dove in maniera particolare le famiglie passavano al vaglio dei genitori, dei rabbini, perché le famiglie hanno una missione, la stessa missione della famiglia di Nazaret, che ha dato compimento alla missione di ogni famiglia di Israele, che era fare presente Dio, no? In questa generazione, in ogni generazione, fare presente il Dio di Israele come l'unico Dio vero, che contraddicesse tutti gli idoli. E così anche nelle famiglie di Israele, anche nella Sacra Famiglia di Nazaret, c'è stato qualcosa di simile a quello che è accaduto ad Abramo. Il Signore è anche molto romantico, è uno sposo pieno di amore, un innamorato di te e di me. Con Abramo fa quello che normalmente fanno gli innamorati: prende la sua fidanzata e la porta a guardare il cielo, no? A guardare le stelle. Stupendo, eh? Se oggi si fissasse in noi questa parola, quando sei in crisi come Abramo, quando non vedi nulla, quando vedi i tuoi figli che si stanno perdendo, che non frequentano la chiesa, magari divorziati, quando li trovi con le malattie, quando li trovi in situazioni vere, cioè che tuo figlio non ce la fa a studiare, non vuole, non ti ascolta, quando vedi che tuo marito si è allontanato da te, tua moglie si è allontanata da te, quando nella vocazione, nella vita religiosa, nel ministero, c'è aridità, c'è sconforto, non ti senti amato o amata dalle consorelle, non ti senti a tuo agio nel posto che ti hanno dato, tutto quello che fa parte della nostra vita. Quando tremiamo, quando vediamo che sale dal nostro cuore la stessa parola di Abramo, dice: ma mi hai promesso, guarda che io vado a morire senza un erede, cioè la mia vita è fallita, ho fatto tanto, ho brigato tanto, guarda, non ho potuto trasmettere la fede ai miei figli, ma mio figlio, mia figlia, guarda, è rimasta incinta, sta lì, il mio nipote non ha un padre, è un padre mezzo scapestrato lì, mia figlia chissà mai se si sposerà di nuovo o si sposerà, che futuro. Quando appare questo nella nostra vita, quando appare la spada a trafiggere il cuore, il Signore ti prende per mano e ti dice: guarda, guarda al cielo,
Potremmo farlo, quando siamo in crisi. Invece di stare lì a rimuginare, potremmo aspettare almeno una serata di sereno e alzare gli occhi al cielo. Perché la tua vita è così preziosa che è stata chiamata per dare frutti che non si possono contare, come le stelle del cielo. La tua vita oggi, come, così com'è, è un cammino, è un passo nella fede, un passo come il passo di Abramo, un passo come tutti i passi della famiglia di Nazareth, per tanto tempo itinerante, precaria, dovuta, no, a Betlemme, è nato a Betlemme Gesù, non era Nazareth, sono dovuti andare in Egitto. Quanto hanno sofferto, quanto hanno, dice oggi l'inno delle lodi, no? La famiglia di Nazareth è esperta del soffrire, già dall'inizio, portando questa spada che purifica, ma ci mette nella realtà, ci fa di Cristo. Tutto quello che sta accadendo nella nostra vita ci prepara a dare Cristo come frutto al mondo. Oggi Cristo è presentato nel Tempio come primogenito di quelli che sono risorti dai morti, come primogenito degli ebrei, dei fanciulli ebrei che la notte di Pasqua sono stati salvati. Questa è la verità. Tutto quello che accade a tuo figlio, a tua figlia, a tuo marito, la malattia, il cancro, il Parkinson, la sclerosi, l'Alzheimer, quello che sia, il licenziamento, la precarietà economica, le tue debolezze, le mie debolezze, le inadeguatezze, tutto ci prepara, tutto ci plasma perché Cristo in noi sia presentato come un frutto a questa generazione. E la famiglia è voluta da Dio per questo. Non perché i figli diventino chissà che cosa, non perché la famiglia si compia secondo desideri mondani, secondo progetti mondani, la casetta, il lavoretto, il giardinetto, il cagnolino, non è quello. Tanto tutto questo non accadrà mai. Raggiungerai il televisore al plasma, raggiungerai l'ultima lavatrice che si comanda dal cellulare, ma poi arriva una malattia, ma poi arriva un problema. In ebraico la parola primogenito ha la stessa radice di primaticcio, di frutto primaticcio. Ecco di cosa ha bisogno il mondo, ecco perché oggi siamo qui in questa chiesa, ecco perché io sono diventato prete, perché queste sorelle sono state chiamate e scelte ad essere consacrate a Cristo, e in modo speciale attraverso la famiglia, e le suore hanno una relazione con la famiglia, un prete ha una relazione con la famiglia. Guai se spaccassimo per compartimenti stagni la chiesa. Tutto è a servizio della famiglia, perché nella famiglia si diano i frutti della fede. Cristo nei nostri pensieri, Cristo nei nostri gesti, Cristo nei nostri criteri, Cristo nelle nostre scelte. Questi sono i frutti primaticci, questa è la fecondità, questi sono i frutti che non si possono contare, come le stelle del cielo. Ogni giorno, nella malattia, nella sofferenza, con tuo figlio che sta così, con tua figlia che sta colà, alla posta, all'ospedale, al mercato, in ogni situazione, in ufficio, frutti che nascono spontaneamente da Cristo vivo in noi. Perché le famiglie sono il luogo dove nasce Cristo e dove Cristo è dato alla luce e raggiunge la statura adulta in te e in me, che prendiamo la spada che dovrebbe andare su questa generazione. Così si salva la famiglia. Nella Chiesa, solo nella Chiesa la famiglia è salvata. Per salvare la famiglia in questo mondo non si può vivere un matrimonio senza Gesù Cristo, senza ascoltare la parola come Simeone, senza essere pieni di Spirito Santo. Non si può vivere ogni giorno entrando nella volontà di Dio, che passa attraverso notti oscure di difficoltà, senza stare come Simeone abbracciati a Cristo, senza abbracciare a Cristo, senza dire ogni giorno: va bene, oggi è stato un macello, ma io ho visto nella mia vita la tua salvezza. Cosa aveva Abramo per poter salire al Moria? La stessa fede, lo stesso Spirito Santo che viene attraverso la predicazione, attraverso l'ascolto della parola, dice San Paolo. Lo Spirito Santo che è venuto su Maria attraverso l'annuncio dell'angelo. Come oggi, in questo momento, io vi sto dando una parola e scende lo Spirito Santo nel tuo cuore e ti feconda e ti apre gli occhi perché tu possa vedere, come ha visto Simeone in mezzo a mille famiglie che andavano a presentare il loro primogenito, il Messia. Non c'aveva più una coccarda, non c'aveva una luce che diceva Messia, 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 no? Era un bambino come tutti gli altri. Glielo ha detto lo Spirito Santo. Chi gli ha detto ad Abramo? Porta a sacrificare tuo figlio. Accetta che tua figlia sia in questa situazione. Accetta tuo marito. Sani il Moria. Perché Dio ha il potere di risuscitare. Questa è la Pasqua. La Pasqua, fratelli, che sta dentro al Natale. Il Natale prepara la Pasqua. La famiglia vive nella Pasqua. E la Pasqua è questa settimana, è oggi. E ogni domenica che noi celebriamo il mistero pasquale, nel quale siamo rigenerati.
nel quale il Signore perdona tutti i nostri peccati, ci dona la sua parola, ci dona lo Spirito Santo per aprire gli occhi e vedere nella nostra vita, nel Tempio che è la nostra vita, nel Tempio che è la nostra famiglia, l'avvento del Signore, Lui che si offre per te e chi ha incontrato Cristo e chi ogni giorno vede e riconosce Cristo che si offre per Lui. Chi vive così è una luce, è un segno di contraddizione. Non per contestare il mondo, per distruggere il mondo. Il Signore è venuto non per annullare il mondo, ma per salvarlo, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Basta guardare i cristiani che hanno la luce di Cristo negli occhi, perché il mondo si salvi, eh? Pensa un po' quanto è preziosa la tua vita. Anche se sei anziano, anche se sei come Anna, basta benedire, basta vivere alla presenza di Dio come un tempio ogni giorno, giorno e notte, e dare a questo mondo la luce stessa del Natale, che è profezia della luce che non conosce tramonto, la luce della Pasqua di Gesù Cristo risorto, che celebriamo oggi insieme alle nostre famiglie.